Intervistata dalla rivista Vogue, Laura Pausini racconta il suo percorso artistico e quanto il mondo sia fortunatamente cambiato nel suo ambiente da quando aveva 20 anni. La conosciamo bene ormai Laura Pausini. È come se fossimo cresciuti con lei dal momento in cui ci conquistò con La Solitudine, il singolo del suo album di debutto nel lontano 1993. Con quel brano l'artista partecipò al Festival di Sanremo vincendo nella sezione novità. La popolarità per lei fu immediata in Italia e nei mesi successivi divenne celebre anche in Francia e in Belgio, ma è la versione in spagnolo che la lanciò nella penisola iberica e, soprattutto in Sud America. Il suo percorso musicale l'ha portata lontanissimo. Eppure quando la ammiriamo sul palco, sembra sempre di vedere la nostra migliore amica che si diverte come una ragazzina. Laura Pausini riflette sui suoi 30 anni di carriera. In una recente intervista con il magazine Vogue, Laura Pausini ha raccontato alcuni retroscena del suo passato, di quando era giovane e di come i manager intorno a lei le facevano previsioni drammatiche sul futuro. Qui sotto un estratto delle parole dell'artista: se penso agli ultimi 2 anni che ho attraversato, mi rendo conto che corrispondono alla crescita più grande della mia carriera, però io mi stavo preparando a finire, perché quando avevo 20 anni mi era stato detto che questo sarebbe accaduto. Agli inizi della mia carriera, il mio team composto da uomini molto più grandi di me mi ripeteva: sei una donna giovane, ma dobbiamo fare tutto subito perché nella musica le donne, dopo i 40, non fanno più nulla. Così io avevo programmato il mio futuro, gli album che dovevano uscire, le cose che volevo cantare, contemplando una ventina d'anni d'attività, avevo pensato che a 50 nessuno mi avrebbe più proposto di pubblicare un nuovo disco o di andare in tournée. Avevo dunque previsto di essere in questo preciso momento spacciata. Noi donne abbiamo lottato molto per la parità di genere. E posso dire che, almeno nel mio ambiente, non si sentono più le frasi come «hai venduto bene per essere una donna», che mi è stata detta dopo il primo disco a Sanremo, oppure «San Siro, lo fanno solo gli uomini, oggi io e le donne della generazione X pensiamo a che cosa inventare domani, e non a come ritirarci dignitosamente».